Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrink91 su Yo-Kai Watch 3. Continuiamo oggi con l'avventura dei portali bizzarri, cioè l'ultimo portale. Finalmente è arrivato il momento di concludere l'indagine. Siete pronti per quello che vi aspetta? Certo, livello 60. Uy! È stato un percorso lungo e pieno di ostacoli. Concordo, ma lei non ha mosso un dito. Siamo stati noi a conquistare le cabine comiche. Tipico della professoressa Portalia. Che state facendo? Forza, aprite l'ultimo portale. Ah, ok. Quindi dovremmo scoprire la sua verità avanti. Paola Portalia è il padre del guardiano. Il padre del guardiano. Che cosa vorrà significare? Forza, ce ne rimarrà solo una dopo di questa. Vai. Perfetto. Quella. Ci siamo. È sbloccato un nuovo portale bizzarro. Attraversiamolo. Wow, questo tipo! Tifocchio! Ecco come si chiama. Avrei dovuto sospettare che fossi tu. Yo, sbagliamoci un po'. Questo posto l'ho fatto io, capito? Oh cielo, comincio a capire che tipo è questo tifocchio. Io sono venuto negli USA e sono rinato, capito? No. Sinceramente, no, forse in inglese rende meglio. O forse in giapponese ancora, non lo so. I went to the USA to BBQ and I have reborn. Se proprio vogliamo tradurre la lettera. No, non ha senso. Bella, fratelli! Siete arrivati alla console del DJ. Yo, rispetto, yo! Scusa, ma non capisco che intendi. Lascia che faccia un tentativo di traduzione. Ben fatto per essere arrivati fin qui. Ammirevole. È questo che intende. Beh, grazie. Senza dubbio sono molto ammirevole. Peccato che ha fatto tutto Andrea mentre lei poltriva. Yo, ultima battaglia. Io sono uno che ci va pesante. Forza, diamoci dentro. Capito? Wow. Questo fremito. Sta per succedere qualcosa. Ecco, lui volevo affrontare io. Occhio Gano. Tondolone. Yo, papi, come hai fatto a beccarmi qua? Papi? Questo è il padre di Tifocchio? Non farmi io, tontolone. Innanzitutto, che ci fai qua? Se stai andando negli USA da qualunque altra parte, farmelo sapere, tontolone. Yo, papi, basta chiamarmi tontolone. Io, cioè, la stanza Enigma? Tontolone? Io, fratelli, il resto sta a voi, capito? Sta scappando via! Cielo, se la staranno a gambe! Beh, ti avrei ammesso che Tifocchio avesse un padre? Allora, che ci fanno dei tontoloni come voi con mio figlio? Ecco, noi... Non sprecate le vostre scuse con me, vi mando all'ospedale! Scusasse lei però, eh. È un po' cattivo, sa. Cioè, con punti improbabili... Ma scusa, qui prima non potevo più andare... Vedi, non mi fa andare avanti, però... È come se fosse... Un punto... Un muro invisibile... Tipo una persona che sta in mezzo alla stanza... Che a forza di andargli contro, poi alla fine ci passi attraverso. È interessante come cosa... Dunque, voglio un attimo cambiare posto. Metto Kintaronen al posto di questo Zazel. E Zazel al posto di Sobran. Perché Zazel il giusto si assicura sempre un colpo preventivo, critico. Non va bene. Non penso che potremmo ancora evitare di combattere. Andrea, sei pronto a combattere? Ma certo, cara. E allora andiamo. Padre di Tifocchio, per favore spiegaci una cosa. Che stanza è questa e quali sono i tuoi scopi? Perché me lo stai chiedendo? Che ne so io, tontolona! Lo sa solo quel tontolone di mio figlio. Chiedete a lui, tontoloni! Smetti di chiamarci tontoloni! In tutta sincerità, Tifocchio, tuo figlio l'abbiamo giusto incontrato.
tontoloni, perché state tirando fuori di nuovo delle scuse? Sai, Andrea, credo che non caveremo ragno dal buco parlando con lui. Credo che qui l'unica soluzione sia lottare contro Occhio Gano. Buona fortuna! Grazie, Ci risiamo alla solita scarica a barile! Che vi mormorate, tontoloni? Affrontatemi! Che bello, Occhio Gano. È l'ultimo dei tipi di... C'era Ciclocchio, Tifocchio, Tornocchio e Occhio Gano. Cioè, lui è l'unico che si trova in Yo-Kai Watch 3, gli altri tutti quanti su Yo-Kai Watch 2. E sono anche dei boss abbastanza interessanti, devo ammettere. Dunque, preparazione. Che debolezze hai? Ovviamente nessuna, ma io ti posso colpire le mani o l'occhio. Le mani ti bloccheranno comunque sia per qualche secondo. Iniziamo la battaglia. Ah, sono tre yokai praticamente. Grande. Ottimo. Ecco, infatti incanta lui. Vai, lama celestiale. Non è ancora chiusa? Peccato. Ci riproveremo. Quanti? Gibes, aiuto! Ma che fai? Mi cambi yokai? Perfetto, è andata? No. E vai, attaccala là. Perfetto. Bene, perché quella lì fa l'incanto. Ma prima gli ha fatto... Porca miseria! Oh! Stai calmino? Vacci piano, zio! E mo ti uso la pistola allora, non volevo usarla e invece ora la uso. Guarda un po'. Quanto ti muovi tu? Pochino. Quindi direi che il fucile vabbè. Mo ti muovi un po' troppo. Il fucile fa danno ad area. Però più sta vicino all'obiettivo più fa danno. Come la pistola sfuggente, quella più sta vicino all'obiettivo più fa danno. È vero che segue, però più sta vicino più fa danno, ragazzi, eh. È una cosa risaputa. Perfetto, uno è andato a quel paese, vai. Dai su Kintarnian, dai, entra. Ottimo. Vai. Otta colpo d'ascia. Tagliagli l'occhio. Perfetto, colpite la mano così non può cambiare. Aiuto. Bisogna colpire l'occhio al centro quando fa così. Lo so. Però volevo vedere che faceva. Era troppo bello. E allora Kintaro, a posto lo Kintaro perché tanto. Ottimo, così non mi cambia più di yokai, però mi può ancora incantare. Non mi cambia, ma mi incanta e ora non può fare più nulla. Perché sono troppo forte per lui. ok, chi si loda si imbroda, ma in questo caso vince. Ah, chiuso anche l'occhio. Perfetto. Cosa? Nani de Fudge? Toh, beccati questo. Parapapà. Dai su. Ma ancora ce l'ha chiuso. Ma ancora. Oh mamma mia ragazzi, quel coso lì. Sto occhio, mo te lo faccio ingoiare. Distruggeteglielo. Fategli venire l'orzaiolo, qualcosa. Oh, e allora quello al centro manca ora. Ti rendo orbo, porca miseria, sì. Basta, e vabbè, qua i venti. Che soffia, ma che è? Vediamo un po', che cosa c'hai? Beh, sempre il fucile, andiamo, vai. Perché Kintaro non è... Perché è dietro Kintaro, Nian?
Chi te l'ha detto? Perfetto. Ce l'ho messo io dietro, non mi pare. Ok, ricarichiamo un attimo i miei yokai. Zazer, ti prego. Ti prego e carico. Ok, facciamo con lui. Che non è molto forte l'energy max di Emma Kronos, però... Però fa. Ecco, e mette lui. Perché? Sei mago? Ditemelo voi. Vai, 2 e 3. Notte perlata, quanta faccia fai notte perlata a te? Speriamo che lo annulli. Non lo annulla, va bene. Lo diamo a Zazer il giusto allora. Prego, vadi, vadi pure. Questa volta non ho fatto davvero in tempo a fermarlo. Ma non fa neanche tanto alla fine, eh. Vediamo un po' cosa potrei fare. Andiamo Kintaronian che fa così. Carica l'ultimo colpo d'ascia e ti abbatte. Se ce la fa spostarsi magari. No dai ragazzi, non può essere. Ma che seccatura. No, dai! Ti finisco con la pistola allora. Ma sempre col fucile perché Kintaronian è tosto. E quindi ti prendi la fucilata. Dannazione a te. Che cavolo. Pure alto! Ti finisce sicuramente, ti finisce. Finito! Vai, beccati questa. Cattivone. Cattivone. Beh, insomma, un bel po' di punti però, Mica male. Non ditemi che avevo frainteso tutto? Beh, scusate tanto. Perché non avete detto niente? Mi avete fatto perdere tempo, tontoloni. Ci abbiamo provato, è colpa tua. Esatto, non ci hai voluto ascoltare. Beh, per fortuna ora abbiamo chiarito tutti i malintesi. Mi chiedevo se potessi dirci qualcosa su Tifocchio. Quel tontolone. Mi ha detto che doveva allenarsi per creare il portale bizzarro più potente di tutti. Oh, wow, un progetto ambizioso. Pensavo che fosse cresciuto, e invece mi sbagliavo di grosso. Pensavo che non sarebbe più tornato. E poi me lo ritrovo a giocare in questa stanza. Ci penso io a dargli una raddrizzata. Oh, cielo, la vedo male per Tifocchio. Però devo dire che le cabine comiche erano molto divertenti. No. Esatto. Al di là della sua immaturità, la sua abilità nel creare portali bizzarri è migliorata da quando è venuto negli Stati Uniti. Tontolone? Sono io a dirlo, mica un ciarlatano qualunque. Ho capito. Insomma, il mio tontolone a suo modo si è allenato davvero. In questo caso concettemi 3 ore per sgridare quello sfaccendato. Io la vedo male. Beh, è ora di tornare a casa. Se vedete quel tontolone, ditegli di venire a casa immediatamente. Finisce così? Eravamo venuti a esplorare la stanza e siamo finiti nel mezzo di una lite familiare. E chi se l'aspettava? Intanto però la mia ricerca è progredita considerevolmente. Grazie mille per il vostro aiuto. Di nulla. Ma non è ancora finita. Continuate a raccogliere le sfere del portale. Eh? Ma certo! Col potere dei portali bizzarri possiamo risolvere la crisi immobiliare a livello mondiale.
Per raggiungere questo obiettivo, però, occorrono ulteriori ricerche. Quindi era di questo che la professoressa si stava occupando dall'inizio. Oh cielo. Molto bene, la seconda fase della mia ricerca è inizio. Ora, vai vai vai! Eh già, in Giappone c'è problema di spazio in effetti, ma non in America. Quindi il portale bizzarro effettivamente, se esistesse, potrebbe effettivamente risolvere dei grandi problemi immobiliari. Già, ma non è così, perché è solo un videogioco. E quindi niente, abbiamo finito anche i portali bizzarri. Che cosa dovrei pensare ora? Nulla. Che il prossimo video sarà la notte zombie. Quindi ve lo dico ora in anteprima. Il prossimo video sarà la notte zombie. Penso di fare tutte quante quelli che restano. Ci vorrà un po' di tempo, eh. Praticamente mi sa che ce n'è una a rango S. Ho visto che è sbloccata. Anche se credo che ce ne sia più di una a rango S. Più le fai, più le sblocchi. Ma non ne sono proprio totalmente sicuro. Quindi Cuge, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Come ho detto appunto nel prossimo Notte Zombie. Io vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye.